Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su FIFA 18. Iniziamo subito a settembre, giochiamo contro Blackpool in trasferta. Guardiamo se con questa partita possiamo fare i primi tre punti, diciamo, la prima vittoria di questa stagione. Per chi non lo sapesse, in video precedente, ovvero il video in cui abbiamo comunque fatto il calciomercato con l'estivo, le partite simulate, ne abbiamo vinto una partita, tre partite e un punto abbiamo fatto. Quindi guardiamo se riusciamo a sbloccarci con questa partita qua. Non sarà semplice, però ci proveremo. Inoltre testeremo proprio a livello, diciamo, di gioco, proprio giocando, la squadra. La squadra è praticamente rivoluzionata, ecco. Praticamente credo che più o meno sto facendo mente locale, la regola, diciamo, è nuova per quanto riguarda i discorsi solari, quindi vedremo un po'. Attenzione, bravo, bravo Silla. Tira ora. Eh no, troppo lento. È buona. Vai Gomez. Accentati, piazzala. Mamma mia, tiraccio però. Bella palla. Vai Brereton. Brereton 1-0. Finale del primo tempo, la sblocca lui, boom, la bandierina, e andiamo di... Attenzione, primo spunto del Blackpool, quasi al 60esimo, ma capino, fanno gol subito, meno male cosa perché l'ha impedito. Vai Gomez, buttala dentro, 2-0, Gomez, all'81esimo. Direi partita a regola USA, per come giocano e come si gioca noi. Ale. Attenzione, al 90esimo Blackpool la riapre con un gran gol. Speriamo bene, speriamo ormai sia tardi. Vediamo un po'. E andiamo, finisce proprio così, 2-1. Diciamo che Blackpool... ha fatto poco, per sua fortuna ha trovato il gol lì sul finale, perché di per sé, soprattutto rispetto a noi, non è che abbia fatto questa cosa. Direi comunque tutto sommato vittoria più che meritata la nostra. Seconda partita, Coppa di Lega, una delle tante Coppe di Lega. Giochiamo contro il Cambridge a casa e la simulo, tanto lo sapete, se si va avanti bene, se no pace. Cioè, sinceramente almeno per ora le coppe non rientrano nei miei obiettivi. Perso 4-6 rigori. Si è fatto anche male Posavec. Speriamo bene, eh. Posavec si è fatto male, meno male, solamente per 9 giorni. Di solito quando c'è il cosino, la crocettina, insomma, dell'infortunio, sono infortuni più gravi. E quindi allora il discorso di prima, come ho detto inizio video, che devo trovare un portiere. O meglio, se lo dissi, questo inizio video qua, o a fine dell'altro, comunque devo trovare un portiere, perché non ho un portiere, insomma, portiere. E quindi appunto questo discorso vi diventa più importante. Speriamo di trovarne uno abbastanza recente, che possa sostituire Posavec per una vara due partite. Abbiamo preso il secondo portiere Quiñones, se si pronuncia così, 64, svincolato chiaramente, perché comunque il calciomercato è finito, quindi altrimenti non sarebbe venuto, di conseguenza non potevamo prendere altro anche volendo. E niente, sostituirà appunto il buon Posavec. Barnsley, vediamo un po' com'è messo, perché quasi quasi, se no qui si incomincia subito ancora di più a simulare. Ok, no, è l'ottavo, quindi volendo dovremmo giocarla. Voglio vedere il nostro calendario, infatti immaginiamo ci sono sbot di partite. E niente, facciamo così, almeno per questo video, dato che siamo sempre agli inizi, quindi può succedere, diciamo, tra virgolette, tutto. La classifica è importante, ma non importantissima, perché comunque eventualmente il tempo di recuperare c'è. No, nonostante tutto, dai, quelle in casa simuliamo e giochiamo solamente quelle in trasferta, se no sono troppe partite, come avete visto. Speriamo bene, Quiñones, spero anche in te. Dai, si è fatto male Hitter così, cerottino dopo un minuto. Io boh, non ne guardo, simuli qualcosa e si sbriciolava qualcuno. Ora, un simulo più. No, scherzo, simulo, perché sennò è troppo lunga la cosa. Eccoci. Caverè. 1-0, Burnley chiaramente. Sì, 2-0, 2-1, tardi, Brereton su rigore, tardi, si è perso, porca miseria. Vabbè, nonostante tutto, comunque almeno in questo video continuo a fare come ho detto prima, ovvero in casa del simulo e fuori del gioco. Allora, eccoci qua. Ok. Ok, così per le maglie.
Bella, però la mano di loro. Anche la seconda l'intervista, bellina. Allora, Hitter si è fatto male, ci ha scritto per 2 settimane, volendo poi giocare, però preferisco non rischiarlo. Metto lui, vai. Che magari, anche se ha di meno, però più giovane di Wiseman. Tanto Wiseman mai sta qui solamente per figura. Comunque, farti gli scherzi. E niente, metto lui di là. Posa perché è tornato, preferisco mettere lui anche se non è nella condizione ottimale. Lo rischio, tra virgolette. E niente, vai, iniziamo. Attenzione, mamma mia. Gli avversari si ferrano il gol. No, mi dica che mi dai il rosso, eh. No, qui serie Dio, arbitro. Non ci credo. Dai, ma non ci credo. Capisco volendo la punizione. È vero che sono ultimo uomo, ma dai. Cioè, oddio, ultimo uomo fino a un certo punto. Però dai, rosso Dio, sì. Primo fallo e fa. Dai, che palle, dì. Attenzione, palo. Mamma mia, ragazzi. Ma così è, dì. Vero che siamo anche in 10, però svegliamoci un pochino, eh. Vai, Edwards. È lì! No! Boh, se la... Non era semplicissimo, però se l'è parecchio mangiato questo gol, eh. Vai, Silla! Silla! 1-0! Boia, dì, va la bandina, spaccala, dì. Boia, dì. Gol, tra virgolette, immeritato, a livello di occasioni. Cioè, nel senso, loro hanno fatto sicuramente più di noi, giocano meglio di noi. Però siamo stati bravi a sfruttare questa occasione. Bene, sono contento, tra virgolette, nonostante tutto. Rigore! Dai, a me mi hanno rotto coglioni questo OCV però, eh. Perché sono d'accordo, l'ho preso le gambe. Cioè, fai una scivolata, poi dopo mezz'ora, siccome automaticamente l'omino ti va addosso, va in terra, te non prendi la palla, appunto, prendi le gambe, casca, rigore. Cioè, lo vedi? Dai, de, scivolo via, fa cosa ne pare e poi le pilo le gambe. Per l'amor di Dio, no, presi, eh. Ormai però è andata, va messa nel mezzo, che palle. Dai, pare un po', Pazapec. Dio, madonna, a parte che ho sbagliato la cosa, però non la prendevo uguale. Porca troia, scusate, ma è una partita molto, tra virgolette, difficile, ecco. E poi non è stato inizio bellino per il campionato e mi giro coglioni non vincere, ecco, detto papà le papà. Vai, vai Edwards! No! Cazzo! Che piedi! No, 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 così! Meno male! Vai! 2-1! No, 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 non ci siamo, non ci siamo, non ci siamo, non ci siamo. Quell'espulsione, a parte che ci ha sfatto, perché in difesa io sono voluto rimanere a 3 per sperare comunque fa go, e alla fine invece l'ho preso in domo, via. Però non ci siamo. Io non capisco nemmeno come mai, perché la qualità c'è e non capisco perché non mi riesce. I giocatori non si muovono a mutino, non fanno cose che dovrebbero fare, non capisco. Vai, sei solo. Tira, Gomez. Non ci credo, dai, ora ci si mette anche la merda, perché questa è merda. Finita così. Un'altra sconfitta, no, un inizio shock questo qui, Tra le partite simulate dell'altro video, le partite di ora. Oh, in manade. Via, questa si simula contro il Rotterdam. Boh, però bene, Andiamo un po'. Vai, 1-0, ma com'è possibile? Io boh. Cioè, si è persa anche questa. Cioè, io capisco che c'è un'altra qualità da una parte, giustamente, rispetto alla Football League 2. Qui siamo al C1, diciamo, no, quella dopo. Ma alla fine, cazzo, io c'ho una squadra che come qualità più o meno si aggira sul 68-70, facendo una media così. No? Com'è possibile? Prima di iniziare la prossima partita, intanto sapete che O'Grady, beniamino, nella scorsa stagione, è stato venduto, cioè l'ho venduto, e chiaramente andrà via nella prossima sezione di mercato. E niente, questo è quanto. Allora, iniziamo questa partita qui contro il Dons. Vediamo se almeno stavolta, ora mi ricalmo un pochino, riusciamo a tenere un risultato diverso, eh. Hitter, no, lo faccio giù, non me ne frega niente, si è sfatto. No, vabbè, se no, dai, non rischiamolo. Vai, così.
poi più o meno tutti ci siamo a grandi linee e via, iniziamo, dai. Tira! Boia, via! Sinistra subito bene, tutti là! Dopo nei miei 3 minuti, una zero, la blocca lui! Tettera per Fagò, si è messo mezzo secondo, l'altra partita! Il voto, per cercare di Fagò bisognava, non lo so nemmeno io, fa chissà cosa! Vai, Ciccio, buttala dentro! No! Potrebbe la parata il portiere, non era semplice! Attenzione, mamma mia, fuori di po'! Boia! Boh, la poteva chiudere Brereton, peccato, ha fatto una grande parata, un'altra al portiere. Peccato. E andiamo, boia, via. Siamo tornati a vincere. Cambierà qualcosa a livello di classifica? Sai che qui c'è da fare una bella scalata, sperando di riuscire poi a arrivare chiaramente alla vetta, insomma. E dato che simulando le partite io forse ho sopravvalutato a quanto pare la mia squadra, anche se pur di un numero rimetto Ugu per ora titolare, sperando che possa fare gli stessi gol chiaramente l'anno scorso. E quindi quando simulo gioco Ugu, quando gioco, se me lo ricordo, perché magari boh, se fa pensare non ci penso, metto Silla per ora. Poi se Silla supera Ugu, magari va a 68, allora lo rimetto titolare, insomma. Così. Altra partita di coppa, ancora Carabao Cup, meglio ancora. Ancora, se qualcuno ha visto il video precedente, nel quale appunto incredibilmente siamo passati, abbiamo passato il turno vincendo lo Stamford Bridge per ben 2-1 contro il Chelsea, quindi andiamo e va. Tanto vi si è già preso un gol dopo 5 minuti. Insomma, diciamo che per quanto riguarda questo video, le partite simulate stanno andando molto bene. Abbiamo incredibilmente Van Berg 1-1. Ugo, boia, tornato di. L'ho messo e subito mi ringrazia così. Oh, si passa ancora. Boh, ma perché si può fare le stesse cose, gli stessi risultati, almeno anche in campionato? Ma, insomma, abbiamo ricevuto la partita che, se non sbaglio, guarda, Pigio già avanza. È proprio in casa e di conseguenza la simula. Quindi vediamo se anche questa partita qua, ovvero l'ultima partita del video, simulandola può andare bene come in coppa, perché tracciando la prima e si è perso contro il Cambridge, per ora il Carabao Cup tutte simulate contro avversari clamorosamente sulla carta più forti siamo passati. Vediamo un po' intanto se è fatto male uno di loro. Thompson, Brereton incredibilmente 1-0, siamo in vantaggio noi. Van Bergen incredibile, vinciamo una partita simulandola di campionato, quindi possiamo dire che nello schifo di prima concludiamo in bellezza, si può dire, tra virgolette, ma non lo so, vabbè, comunque, diciamo che concludiamo con una vittoria simulata, incredibilmente. Vai. Bene, anche se di bene c'è poco. Siamo arrivati alla prima partita del mese successivo, in questo caso di ottobre, sabato 6 ottobre, partita che giocheremo fuori casa, in trasferta contro il Portsmouth. Vediamo come sono messi loro, il Portsmouth, pronunciato come volete, a me non mi riesce, sono avanti a noi di un punto, boia. La prima 21 punti, il doppio dei nostri più uno. Vabbè, abbiamo iniziato così, è sempre lunga la stagione, quindi può succedere sempre tutto. Come possiamo andare su, possiamo rimanere così, possiamo anche retrocedere, perché non scordiamoci, nel senso. E niente, boh, speriamo che questa mini risalita che stiamo facendo, no? Ottenute, diciamo, le ultime due partite del campionato, e poi volendo anche a livello di morale, la vittoria in coppa contro il Norwich fuori casa, possa appunto far rivenire fuori la voglia di vincere, ecco, nei giocatori, perché ripeto, io comunque tuttora non capisco come mai abbiamo perso così, poi simulandole queste partite qua, lasciando quella giocando contro il Peterborough, che ho giocato io, che beh, giustamente si è perso perché loro hanno meritato. Quei simulati io comunque tuttora non la capisco, perché alla fine la qualità credo che sia equa o addirittura più del dovuto rispetto a quella che c'è in questo campionato qua, a regola, sulla carta. Quindi boh, o poi vi lascio, o è come nella realtà, come magari sta facendo tuttora il Milan, ovvero che è una squadra fatta di alti e bassi, magari mischione, no, di gente nuova e si deve conoscere per poi eventualmente giocare a Modino.
O se no, boh, ma mi sembra strano, se dire, perché alla fine si tratta di un gioco, nel senso, non è che c'è veramente, diciamo, a regola, da quel che so, un costo di compattezza, no, a livello morale della squadra, insomma, quindi, boh, chi lo sa. Comunque, intanto, poi, vedremo nei prossimi video come andranno le cose. Quante partite ci sono? 6 partite. Qualcosa si simula, vai. A seconda magari ne vanno le ossie. Forse questa. Questa chiaramente. Boh, vabbè, si vedrà. Quindi detto questo, basta. È durato anche troppo. Ci vediamo appunto nel prossimo video. Nel quale appunto, come ho detto prima, inizieremo ottobre. Via, vi aspetto. E speriamo bene. Ciao.